Adesso vi vorrei parlare, vorrei dire alcune cose sul libro dell'Apocalisse. Sul libro dell'Apocalisse scritto da Giovanni Apostolo, Giovanni Evangelista. Che cosa significa Apocalisse? Apocalisse significa in greco rivelazione, rivelazione di ciò che succederà alla fine dei tempi. Questa fine dei tempi è iniziata con Cristo, ma si compirà alla parousia, alla seconda venuta del Signore. Il libro dell'Apocalisse è l'ultimo libro della Bibbia. La questione è tutta sull'interpretazione. Interpretazione letterale o interpretazione simbolica? È un libro particolare, un libro apocalittico. È un genere letterario, l'Apocalisse, abbastanza diffuso, il periodo 100-200 avanti Cristo e dopo Cristo. Abbiamo Ezechiele, il profeta Ezechiele, essenzialmente apocalittico, Daniele, e poi c'è tutta una tradizione apocalittica che giunge fino alla completezza, che è questa Apocalisse di Giovanni, scritto intorno al 100 d.C. È un linguaggio simbolico, è un linguaggio affascinante, pieno di simboli, pieno di immagini che però ci vogliono rivelare l'essenza della storia. È la storia come la intende Dio, come si svilupperà nel futuro, fino alla fine, la prima venuta di Cristo nella povertà della carne, nella semplicità della vita umana, fino alla croce e la resurrezione, e la seconda venuta, quella finale della parousia, del giudizio universale, dove il trono di Dio regnerà su tutta la terra e la storia avrà il suo termine e ci sarà questi nuovi cieli e cieli nuovi e terra nuova. L'Apocalisse è stata scritta da Giovanni Apostolo, Giovanni Evangelista, in un'isoletta, l'isola di Patmos, dove era in esilio perché cristiano, perché gli imperatori romani avevano cominciato con Nerone a perseguitare i cristiani, e in modo particolare i capi di questi cristiani ancora vivi, che fomentavano, secondo loro, questa nuova setta che era contro l'umanità, che non riconosceva la divinizzazione dell'imperatore, perciò Giovanni portato a Patmos, in un'isoletta dell'arcipelago della Grecia. E praticamente in una grotta scrive sotto ispirazione dello Spirito, gli appare un angelo in visione e scrive questo libro bellissimo dell'Apocalisse. È un po' difficile perché bisogna capire bene i simboli, bisogna capire interpretare queste visioni. Allora abbiamo il numero 7, 7 candelabri. Sette anni, sette coppe, sette spiriti, sette trombe. E il numero 7 è molto importante per l'Apocalisse, indica la perfezione, no? Poi abbiamo il numero 6, un altro numero che è l'imperfezione, e ritorna il numero 666, che è il numero della bestia, il numero dell'anticristo, anche se l'anticristo, il termine, non appare nell'Apocalisse, ma sappiamo tutti gli scritti neotestamentari, si parla di questo falso profeta, questo anticristo, che sedurrà l'umanità. Che cosa vuole far capire l'Apocalisse? Vuole far capire che Cristo alla fine sarà vittorioso. Se prima è venuto nella debolezza, poi verrà nella gloria e giudicherà il mondo, giudicherà tutti, e sarà sconfitto l'antico serpente, l'antico dragone, il dragone rosso che insidia la madre, la vergine, e
il suo figlio e tutti i cristiani e tutta la Chiesa è perseguitato. Ci saranno dei segni, ci saranno dei segni, 7 prima della fine del mondo, di questo giudizio universale, prima della risurrezione dei corpi. Quali sono questi segni? 7 anni di carestia, perciò di difficoltà economica. In questi 7 anni ci saranno tribolazioni, ci saranno malattie, ci saranno terremoti fortissimi, perciò anche tsunami e onde anomale che distruggeranno tante città. E poi ci sarà anche, cosa ci sarà? Anche cadranno le stelle, dice Giovanni, l'Apocalisse, e qualche asteroide cadrà sulla Terra e renderà incandescente anche la Terra, l'aria della Terra, l'aria sarà irrespirabile, l'acqua non potrà essere più bevuta, sarà inquinata da queste stelle cadute sulla Terra, questi asteroidi. E poi ci sarà il segno della conversione degli ebrei. Gli ebrei si convertiranno a Cristo, riconosceranno Cristo, e allora, quando agli ebrei succederà ciò, verrà la fine del mondo. Verrà la fine del mondo. Questo sarà uno dei segni della fine del mondo. Ci sarà anche una grande battaglia, la battaglia finale, fra la bestia e tutto il suo esercito potentissimo, e l'esercito di Cristo, l'esercito di Dio che sconfiggerà, e questa battaglia avverrà in una pianura della Palestina famosa che si chiama Armageddon o pianura di Megiddo. E sarà una battaglia feroce dove si manifesterà la potenza di Cristo, il giudizio, la risurrezione dei corpi, di tutti i corpi. E il giudizio universale, ognuno sarà giudicato secondo le sue opere, e ci saranno questa nuova Gerusalemme, questo nuovo tempio dove il Signore toglierà la sofferenza, toglierà le lacrime, toglierà la malattia, e sarà una situazione paradisiaca. Questa nuova Gerusalemme, questa nuova creazione, cieli nuovi e terra nuova, tutto il vecchio sarà distrutto. Ci sarà una nuova esistenza cosmica e sarà il paradiso. Questa è una dottrina fondamentale. Credo nella soluzione dei corpi del Signore che verrà, che il Signore a giudicare i vivi e i morti. Perciò ci sarà una resurrezione dei corpi, cosa molto difficile perché oggi noi concepiamo un po' in modo spiritualistico la religione, perciò solo l'anima, invece qui si parla in cristianesimo di resurrezione dei corpi, il corpo nella potenza dello spirito secondo la profezia di Ezechiele ritornerà creato per la potenza di Dio e ci sarà il giudizio da parte di Cristo. Secondo il nostro amore, saremo giudicati nell'amore, no? Quante volte avremo pregato, quante volte avremo fatto la messa, quante volte avremo studiato, avremo fatto tante cose, costruito tante cose, ma saremo giudicati sull'amore se riusciamo ad amare come Cristo ha amato quelli che ci sono vicini, quelli che hanno bisogno di salvezza e di amore, se avremo trasmesso questo amore.